con Marcello Di Bella, in questo caso qui con noi, è stato anche nostro consigliere dell'Istituto Beni Culturali, ma come ideatore di Che cosa fanno oggi i filosofi, un'iniziativa che nei primi anni Ottanta ha veramente segnato un cambiamento nel modo di approcciare la filosofia e di proporre un dialogo tra filosofi e pubblico, creato da lui in una realtà anche geograficamente e dal punto di vista dell'architettura particolarmente innovativa. Si trattava di realizzare tutto questo a Cattolica, nel Centro Culturale Polivalente, una struttura che ha segnato quegli anni per le sue valenze, per l'innovazione che ha proposto. C'era dietro il pensiero e la mano di Pierluigi Cervellati. Per 18 anni Che cosa fanno oggi i filosofi è stato un appuntamento imprescindibile, non solo per chi abitava Cattolica, ma proprio nel panorama italiano, e ha suggerito iniziative che devono molto al progetto di Marcello Di Bella. Torna Che cosa fanno oggi i filosofi, torna proprio a Cattolica, nello stesso luogo, e chiediamo a Marcello Di Bella di raccontarci la ripresa di questo percorso e perché si è tornati su questo progetto. La proposta è stata formulata dagli amministratori attuali del Comune di Cattolica. Sono 35 anni da quando si svolse la prima edizione di questa rassegna. Il tempo ancora culturale, politico, suggerisce di continuare a interrogarsi, cioè di riproporre la domanda: ma che cosa fanno oggi i filosofi, cioè i pensanti? Ecco, questo è il senso. E nonostante ci siano tante iniziative del genere, ho proposto una rassegna in cui nuovi filosofi o filosofi meno appartenenti al grand tour della filosofia e altri invece importanti e collaudati intellettuali rispondono o dialogano su alcuni temi, alcuni dei più importanti sul tappeto: i problemi della politica, i problemi dell'etica, i problemi della natura, i problemi degli animali, i problemi degli intellettuali e così via. E, oltretutto, ecco, siamo qui perché della serie storica di questa rassegna, la biblioteca di Cattolica, che organizza la cosa, detiene l'archivio, cioè il video di tutte queste circa 200 videocassette in cui filosofi anche molto importanti si sono succeduti a Cattolica possono essere rivisti. Appunto, citavo prima in conferenza stampa Bobbio, Musatti, Gadamer, Severino, e poi ce ne sono tanti altri, non so, Baudrillard, Apel. Quindi, ecco, un'occasione per rispolverare e tirare fuori questo archivio. Caso, mi piacerebbe, far precedere ogni incontro, a secondo del tema, da un frammento desunto da questo archivio storico che l'Istituto Beni Culturali ha contribuito a salvare. Ecco, quindi diciamo più motivi. Oltretutto, l'Istituto Beni Culturali fu compartecipe dell'operazione che generò la realizzazione di questo centro, questa biblioteca centro culturale, che un grande intellettuale come Giuseppe Guglielmi, bolognese Giuseppe Guglielmi, qui segretario generale, amava chiamare scherzosamente Bibliotheamus, biblioteca, teatro, museo. È come quasi un congiuntivo, no? Sofia, biblioteca. E questo era lo spirito un po' filosofico di questo impianto, e quindi la relazione tra spazio fisico realizzato da Cervellati, e contenuti delle attività, insomma, è stato, sostanziale. E non è un caso che oggi, appunto, con il patrocinio dell'IPC, nasca questa iniziativa e si sia qui per la conferenza stampa, proprio perché continua poi questo dialogo fortissimo, del resto, che l'Istituto Beni Culturali ha con tutto il sistema bibliotecario. In particolare, diciamo che questa iniziativa, tu parlavi di frammenti da riproporle, credo che sarà un po'
così lo spirito augurale dell'iniziativa sia un po' anche Umberto Eco, lo vorrai anche... Sì, beh, per il primo incontro ho avuto l'occasione di intervistare recentemente Umberto Eco, però non gli ho chiesto, diciamo, di fare una laudazione del tempo passato, eccetera. Gli ho chiesto, ma insomma, dove va la filosofia, cosa fanno i filosofi? E lui ha risposto qualcosa di cui lui si occupa molto adesso, di memoria, di intelligenza artificiale, di neurologia applicata alla conoscenza. Insomma, queste sono le discipline che secondo lui si prestano molto a un'investigazione o anche a una valutazione critica di questa filosofia. In sostanza, quello che vale oggi, come valeva sempre, è che far funzionare l'elemento critico del soggetto umano non basterebbe, si pensa che non basta. Allora, ricordiamo che l'8 novembre comincia Cattolica alle 17 del pomeriggio il ciclo Che cosa fanno oggi i filosofi, e i primi due ospiti, vogliamo ricordare anche loro? Sono due giovani filosofi, Paolo Ercolani, che si occupa di comunicazione, insegna comunicazioni nell'Università di Urbino, e Diego Fusaro, un altro giovane filosofo che insegna all'Università Vita e Salute di Milano, credo, storia della filosofia. Dunque si riparte, e ancora una volta ci aspettiamo che il lavoro che proporrà Cattolica con questo ciclo diventi spunto di novità e suggerirà ad altri altre cose. Grazie. Grazie.